Buon ciao a tutti! Indovinate chi ha dimenticato di avviare la registrazione del video circa 30 minuti fa? Ebbene sì, io! Yeah! Quindi ho parlato da sola per tipo appunto mezz'ora, così per niente. Vabbè, adesso vi cerco di riepilogare un attimino quello che ho detto fino adesso, porca miseria, chi se lo ricorda ora? Vabbè, come prima cosa partiamo dall'ovvio. Come potete notare, non abbiamo la nostra Jo, ma siamo in giro con il Tapi. E voi vi chiederete perché? Non lo so perché. Semplicemente perché Jo è sparita. Non la trovo più, ragazzi, non la trovo più. Io e Jack siamo disperati. Cioè, siamo semplicemente respawnati su Ragnarok, come abbiamo fatto le volte scorse. Però Jo a sto giro non c'era. Non c'era e non la trovo. Non so che fine abbia fatto. Credo che sia viva perché non mi è comparso nessun messaggio che mi abbia detto il tuo uccellaccio è morto. Però allo stesso tempo, boh, un po' di dubbi ce l'ho, non lo so. Io continuo ad andare in giro fischiando sperando che prima o poi la ritroviamo. Anche perché sinceramente non è che mi trovi tanto a mio agio col Tapi, cioè anche Jack è un po' a disagio, vedete, lui si attacca alle pareti e però non ci possiamo girare del tutto, è abbastanza fastidioso. Poi vola in modo strano, cioè tipo faccio un po' di fatica a direzionarlo, non lo so, non lo so. Io e Jack per il momento ci stiamo solo godendo il paesaggio perché stiamo anche valutando il Tapi, non lo so, sono un po' in dubbio. Infatti l'altra cosa che vi volevo chiedere era, ma eventualmente, ma se tornassimo su Dissenter a prenderci il figlio di Joe e lo chiamiamo Johnny, così l'abbreviativo è sempre Joe, a me non dispiacerebbe. Ah, ovviamente l'altra cosa fondamentale che dovevo dirvi è che adesso stiamo, vabbè, sarà già abbastanza intuibile dal titolo, immagino, ma stiamo andando a cercare degli allosauri. Mamma mia, che belli posti che sono su Ragnarok, scusatemi. Cioè, mi piacciono un sacco queste cose, cioè, guarda, no, vabbè, bellissimo, guarda tutto il... L'acqua vaporizzata che sale, è bellissimo, non si vede una mazza giù, però è bello lo stesso, c'è una figata. Vabbè, comunque dicevo, ce ne stiamo andando a prendere l'allosauro. L'altra volta abbiamo visto l'artropleura, se riesco a dirlo senza mordermi la lingua, e abbiamo fatto anche il momento curiosità. Adesso cambiamo un pochino era geologica, ci spostiamo un pochino più avanti e andiamo a vedere appunto il nostro allosauro. Andiamo a catturarlo, ma lo andiamo a catturare con una trappola. Ebbene sì, questa volta dobbiamo spaccare rocce, quindi trovare una zona relativamente tranquilla, spaccare rocce, costruirci una trappola perché io ne voglio catturare tre tutti insieme. E senza troppe rotture di scatole, possibilmente. Quindi la gabbia mi sembra la cosa più comoda. E guardate che bei posti dove poter costruire una base. Mamma mia, che belli. C'era anche un'altra cosa che vi avevo detto all'inizio, ma che non ero in registrazione, solo che non me la ricordo. Vabbè, ora ci penso, appena mi viene in mente, ve la dico. No, ci sono i grifoni! No, vabbè, guarda i grifoni che volano insieme agli Iptero, ma che carini. Mi sa che non stanno volando felici insieme agli Iptero, mi sa che stanno cercando di mangiarsi gli Iptero. Sì, decisamente. Cioè, guarda che polverone che stanno sollevando. Mio Dio, li stanno trucidando. Mamma mia, aspetta che ci allontaniamo un pochino. Magari invece di recuperare il figlio di Joe, a breve potremmo prenderci un grifone per andare in giro per Ragnarok. Che ne dite? A me sembra molto adatto. Allora, noi è un po' che giriamo e dopo tanto girare, finalmente tre allosauri li abbiamo trovati. Purtroppo non sono di livello tanto alto. Uno è un 48, uno è un 13. E uno mi sembra tipo un 32, un 35, forse un 35. Comunque non sono livelli molto alti, sono anche un po' rincoglioniti che si infilano sempre con la testa nelle rocce e il culo per aria, ma vabbè, ce li troviamo sempre noi quelli furbi. Comunque non importa, adesso non ho più voglia di girare, quindi ormai ci prendiamo questi. Ok, gli allosauri sono qua su, quindi ora noi ce ne andremo in quella spiaggetta laggiù che sembra tranquilla tranquilla e attueremo il nostro piano e costruiremo la nostra trappola. Forse non dovremmo dirlo troppo forte, ma in effetti sembra una spiaggia tranquilla. Che succede? Oddio, cos'è? Cos'è? No, cos'è? Un microraptor! Un microraptor! No, 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 via, via! No, 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 cacchio, non ci vedo più, non ci... Maledetto! Aia! Porca puzzola, le sto prendendo di brutto! Jack, fai qualcosa! Jack, non riesco a prendere il fucile! Jack, prendi il fucile! Ok, no, non l'accetta il fucile, grazie! Porca miseria, vieni qua! No, Tapi! Tapi, Tapi, lasci stare il rinoceronte. Lascia stare il rinoceronte. Grazie, il rinoceronte, il triceratopo. Vabbè, vieni qua. Che cavolo sta facendo? Tapi, stai fermo. Tapi, stai fermo, cribbio. Porca miseria, ti odio, ti odio. No, 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 ti sostituiamo subito. Tapi, dove cap. No, ma perché? Dove vai? Ma mi sta facendo sclerare. Io lo ammazzo. Cioè, io lo lascio qua, lo abbandono, lo do in pasto agli allosauri. Ma stiamo scherzando? Vieni qua, Cribbio!
Maledetto Micro Raptor, ma porca miseria. Tapi, vieni qua, Tapi. Ok, Tapi, così non va bene. No, Tapi. Ah, ok, pensavo rimanessi anche incastrato in mezzo agli alberi. Io e te dobbiamo fare un discorsetto, perché così non va per niente bene. Va bene, allora, se nessun altro viene a rompere le scatole, noi finalmente ci possiamo mettere al lavoro. Sei contento, Jack? Ci mettiamo a spaccare pietre, a spaccare alberi, a spaccare tutto per costruire la gabbia per i nostri 3 allosauri, che speriamo nel frattempo non abbiano voglia di venirsi a fare una passeggiata sulla spiaggia, perché altrimenti va molto male. Mi sono accorta solo ora di una cosa. Mentre stavamo raccogliendo le pietre, a un certo punto sono riuscita a raccogliere questo bastoncino. E io non lo sapevo che c'erano i bastoncini da raccogliere. Cioè, su The Center, su The Island non ci sono, giusto? No, perché è una cosa molto carina. Cioè, soprattutto agli inizi, quando sei a livello 0, invece di fracassarti le nocche contro un albero, semplicemente raccogli i legnetti da terra. Come giusto che sia, peraltro, come giusto che sia. Perché, cioè, i legnetti a terra, in teoria, se ci sono alberi, da qualche parte ci saranno legnetti a terra, no? Ma guarda, mi fa raccogliere anche le foglie delle palme. Ma mi dà... Cosa mi dà? Mi dà paglia! Cioè, praticamente si può raccogliere tutto per terra senza dover spaccare gli alberi. Almeno all'inizio, dico, ovviamente dopo non è sufficiente. Però all'inizio puoi raccogliere pietra, legna e paglia da terra. Oh, che bello, senza fracassarti le nocche. Ma era così difficile questa cosa da pensare prima. Ok, finalmente ci siamo craftati tutto quello che ci serve. Siamo pronti per costruire la nostra trappola. Ormai è tipo il tramonto, quindi vabbè, adesso costruiamo la trappola. Ma probabilmente dovremo andare domani mattina ad attirare gli allosauri. Allora, vediamo dove piazzare letteralmente la prima pietra. Dove la piazziamo? Direi qua, che c'è abbastanza spazio. Ptero proprio qui, ovviamente. Ti togli, per favore, grazie. Ok, perfetto. Noi facciamo allora un bel 2x4. Carbonemis, io starei costruendo. Non l'ha notato? Non ha notato che sto costruendo? Grazie, se non mi si bugga in mezzo alle robe. Ok, aspetta che ne dobbiamo aggiungere 2 di qua. Ok, e adesso da questo lato ci mettiamo un bel portone gigante, perché ovviamente da qualche parte dovranno uscire. Non dovranno entrare per di qua, però da qua vorrei farli uscire, così magari la trappola non la distruggiamo e la possiamo anche riutilizzare in futuro. Ok, perfetto. Ok, siamo pesantissimi, ma adesso dobbiamo piazzare tutte queste pareti con il coso della porta, con lo spazio per la porta, lungo tutte le... su più livelli e lungo tutta la base. Sarà un po' lunghetta, però semplice da fare alla fine, dai. Non sono sicura che quest'ultimo livello che sto facendo con le pareti finestra sia necessario in realtà, però sai che c'è, prevenire meglio che curare, quindi io le metto. Cioè, gli allosauri sono alti, ok, ma non così tanto, dai, là in cima non ci possono arrivare. Invece adesso qua, se riesco, no, me le puoi mettere da questa parte, grazie proprio su, no. Ok, no, c'eravamo quasi già, ok, perfetto. Di qua mettiamo le rampe che saranno, non tirare fuori l'accetta così a caso e dai, che saranno appunto la strada d'ingresso verso la trappola degli allosauri. Quindi noi li attireremo qui, li faremo salire per queste rampe, se ci riesco a piazzarle, e poi li faremo cadere nella trappola. Vabbè, molto semplice, molto banale, ma anche molto molto efficace secondo me. E si sta facendo anche tanto buio, non ci sto vedendo una mazza. Grazie, torcetta. E voilà, finito con l'ultimo. Perfetto, adesso noi ci accampiamo per la notte, sperando che niente ci attacchi o ci rompa le scatole. E niente, aspettiamo di poter utilizzare questa meraviglia dell'architettura. Ok, è finalmente l'alba. Laggiù noi abbiamo la nostra trappola pronta. Guardate là com'è bella. E adesso andiamo a recuperarci i nostri allosauri, sperando che non si siano spostati più di tanto, che non ho voglia di tornare a zonzo a cercarli, grazie. Ma guarda che si erano imboscati qua dietro. Ragazzuoli, vi prego, seguitemi. Cerchiamo di attirare la loro attenzione. Ragazzi, mi vedete? Ragazzi? Ok. Un po' scoppio rallentato, ma va bene. Ah, cacchierola, ci sono i bronto però. Speriamo non si mettano ad attaccare i bronto. Oddio, si metteranno ad attaccare i bronto sicuro. Io non ci avevo pensato. E infatti si mettono ad attaccare i bronto. Dai ragazzi, per favore. Aspettate che vi do una mano, dai. Non saremo di grande aiuto col Tapi, ma qualcosina magari facciamo. Ok, sembra che mi stiano di nuovo seguendo. Sì, mi stanno seguendo, ma sono solo 2. Ma porca miseria, siamo persi il terzo. Vabbè, dopo vado a recuperarlo.
Venite, venite giù per di qua, ragazzi. Ragazzi, ma che problemi avete? Quanto può essere difficile seguirmi, dai. Aia, aia, mi ha morso, ma cavolicchio, mi stava per mordere. No, non mi ha morso, non mi ha morso, ma c'era quasi, forse. No, 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 aspetta, 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 aspetta. Aia, 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 ci ha fatto danni da sanguinamento. Cacchio, non mi ricordavo che ci facesse danni da sanguinamento l'allosauro. Ok, buona a sapersi. Ok, forse questa è la volta buona. Forse questa è la volta buona. Ragazzi, ce la facciamo? No, se la prendono con le tartarughe, beh certo. E beh certo, non avevamo altre creature con cui prendercela, vero? Ma cavoli, cavolo, quindi dovevo fare tipo una strage prima di provare ad attirarli, perché si fanno distrarre da qualsiasi creatura che cammini. Vabbè che ne approfittiamo per rivedere i livelli. Ok, 1,48, perfetto. Ah, l'altro è il 13. Ah, speravo fosse almeno l'altro, il 30-35. Cacchiarola. Tartarughe, vi date una mossa ad andarci giù, per favore. Io avrei un piano da attuare. Grazie. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta, abbiamo finito. Sì, abbiamo finito di fare stragi ovunque. Perfetto, ora potete seguirmi. Grazie, Aya, anche senza morso. Sarebbe stato gradito. No, 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 ma no. Ma basta correre dietro ad altre bestie. Basta, seguite me, Cribbio. No, basta, basta, basta. Ok, ok. Seguitemi per di qua perché non ce la faccio più. Ok. Ok, mi sa che... Sì, ci sono! Ci sono! Sono nella gabbia! Sono nella nostra meravigliosa, gigantesca, fantastica gabbia! Oh, guardali come si dimenano, aspetta. Aspetta, che fammi mettere il tappi in passivo, che va a finire che mi mordono comunque anche attraverso la gabbia e questo va a farsi uccidere là dentro. Dove cacchio è il comando? No, passivo... non lo so, lo faccio scappare? No, lo mettiamo solo in passivo, va, che sennò poi come ci torniamo a casa? Ok, direi che possiamo cominciare. Dovrebbe essere tutta in discesa d'ora in poi. A meno che ovviamente l'altro allosauro non ci scenda da lassù e ci faccia la sorpresina, perché in quel caso sarebbe in discesa solo per lui. La questione per noi sarebbe tanto tanto in salita. Mi sembra di intuire che non siano molto felici di essere qua dentro, ma proprio per niente. Guarda com'è incacchiato. Ma guarda come cerca di uscire. Guarda, quasi ce lo fa, quasi ce lo fa. No, ma scherzi. C'ho già la zampetta fuori. No, 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 non uscire. No, guardalo. Jack, se esce dalle porte noi ce ne torniamo a casa, sappilo, di corsa a casa. No, ok, ok, si è girato. Per fortuna sta andando dall'altra parte. Non cercare di uscire. Stai nella gabbietta, è tanto bellina. L'ho costruita con tanto amore, te lo giuro, ti becco anche sul culo. Guarda, non mi frega niente. Oh, ma guarda che c'è un musetto che spunta. Tadang, e il musetto non c'è più. Sparito, caduto, andato. E adesso questo lo prendiamo sul culetto. E ci va giù anche lui. Perfetto, benissimo. Gabbietta bella, tu hai fatto il tuo sporco lavoro alla grande. Ottimo, benissimo. Mi piace anche perché è comoda per entrare e uscire, per dare dalla pappa ai narcotici alle bestie, senza rimanere incastrata tra di loro, che per me è un grandissimo passo avanti. Mentre le bestiacce laggiù si addomesticano, io vorrei andare a vedere che fine ha fatto l'altro allosauro. No, ora sono curiosa perché io in realtà li vorrei tutti e tre, quindi se lo ritrovassi non mi farebbe schifo. Ma sta di nuovo litigando coi Bronto, ma davvero? Ma scusa, ma non li avevamo fatti fuori prima? Ma sono respawnati così subito dopo 2 secondi, oppure ce n'erano tipo 5 o 6 qua intorno? Vabbè, cerchiamo di aiutarlo a buttarlo giù così magari riusciamo a portarlo nella gabbia. Ok, un Bronto ci è andato giù, perfetto. Abbiamo anche un po' di primate per... No! No, l'altro Bronto mi ha ucciso l'allosa... Ma no, ma dai, ma davvero? Guarda com'è morto male, peraltro, tutto storto. Ma guardalo, poverino, quasi mi fa impressione. Va bene. Niente, rinuncio al terzo allosauro a sto punto. Non penso di riuscire ad andare a trovarne altri adesso. Non ne ho voglia, ci ho già messo un'eternità per trovare questi. Quindi niente, finiamo di addomesticarci questi e poi ce ne torniamo a casetta. Ma dai, guarda qui! Cioè c'è tipo il teschio di una bestia brutta, penso sia un T-Rex, con in mezzo piantato un albero spoglio. Cioè mamma mia, è un po' raccapricciante sta scena, cioè è molto creepy. Però è fighissima. Davvero, questa mappa è piena di novità e di sorprese. Ma cosa ci fai tu qui? Tu non dovresti stare in acqua. Cosa che fai? Tocchi? No, 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 aspetta. Ma stai scherzando? Ma quella bestia non dovrebbe neanche stare sulla spiaggia, ci ha addormentato, ma com'è possibile? Sono sicura che quella bestia non dovrebbe stare sulla spiaggia. Comunque, io adesso ti punto già il mirino e appena ci alziamo ti spariamo in faccia subito. Guarda, guarda, guarda. Ah no, ma mi sa che era già morto. Sì, mi sa che era già morto. Sì, è decisamente morto. Ok, ma brutto maledetto, ma dimmi te che infame che viene così sulla spiaggia senza avvisare, senza dire niente. Tu qua non ci dovevi manco stare.
E finalmente abbiamo tutti e due gli allosauri. Oddio, lo vedo un po' in difficoltà ad alzarsi. No, tutto bene? Ce l'hai fatta? Sì, perfetto. Vediamo ora se si sono incastrati male tra di loro, come spesso accade agli allosauri, o se riusciamo a farli uscire senza troppi traumi. Ce la facciamo? Sì, ce la facciamo. Ma bravi cuccioli, venite cuccioli, sì, bellini. C'è il tapi là dietro che sta cercando disperatamente di raggiungerci. Tizio, non è difficile, passi o di lato o passi sopra la gabbia, poi vola. Guarda. No, ma davvero? Hai seguito il mio consiglio? Non ci credo. Forse potremmo anche andare d'accordo, lo sai. Ok, noi abbiamo i nostri meravigliosi allosauri nelle loro sfere poké e adesso ce ne torniamo a casa perché la sella l'abbiamo lasciata là. Io intanto continuo a fischiare, ogni tanto si sa mai che Joe spunti fuori all'improvviso, non mi dispiacerebbe. Non ci credo, non ci credo. Ark, mi stai dicendo che forse abbiamo davvero il terzo allosauro? Forse, vediamo i livelli, vediamo prima di tutto i livelli. Ah, è vero che il tapi non si gira di culo come faceva Joe quando siamo per aria, quindi non possiamo... No, abbiamo la sua testa davanti, non vediamo una mazza. Vedi, questo è un grandissimo svantaggio. Ok, così dovremmo riuscire a vedere i livelli. Un 77 sì, assolutamente, un 13 no. E l'altro dov'è? Dove cacchio... Ah, è qua, qua, 10, 10 no, 10 no, 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 si è arrabbiato, tapi veloce, tapi veloce, 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 tapi più veloce. Il livello 10, vediamo di portarla a zonzo da qualche altra parte, che non ho voglia di sprecare pallottole, grazie. Oh, meno male che gli altri due, il 77 si è incastrato con... No, 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 Lillo, Lillo, no, no, di qua, seguimi, ok, perfetto. Meno male che il 77 si è incastrato con quello di livello più basso. Che fortuna, che benedetto bug che fa incastrare gli allosauri. E vabbè, Jack, ma quanto cacchio è alta l'erba in confronto a te? Cioè, non si vede una mazza, ma è altissima, ma è normale. Aspetta che devo vedere i livelli perché i due si stanno incrociando in continuo. Allora, quello verde è il 77, quello rossastro sulla cresta è il 13. Ciao 77, ciao piccolo 77. E vai che ce ne torniamo a casa con tre allosauri così come avevamo previsto. Allora, ho deciso di addomesticarmi prima l'allosauro 77 perché ho paura che se ammazzo prima l'altro, il più basso, poi il 77 si degliccia e quindi poi lo devo rincorrere avanti e indietro, non ne voglia. Invece se io mi addormento prima il 77, poi anche se si degliccia il 13 lo posso uccidere senza problemi. Quando hai voglia di svenire, non farti problemi, vai tranquillo. Ti sto lanciando un botto di dardi in faccia, peraltro, adesso. Vabbè, fino adesso t'ho beccato sul culo. C'è andato, aspetta, 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 aspetta. Che l'altro si degliccia? No, non si degliccia. Ok, non si degliccia, le cose andranno ancora più semplicemente. Molto bene, molto molto bene. Ok, vediamo di sprecare un pochino di pallottole per il signorino qui, che così ci darà anche tanta prime, oddio tanta non lo so, però almeno un pochino di prime dovremmo averla e questo ci renderà le cose ancora più facili. Mamma mia che culo a sto giro. Oh, alleluia, abbiamo anche il terzo allosauro, ci sono voluti 2 giorni, mamma mia, 2 giorni, cioè vi ho saltato tutta la fase dell'addomesticamento perché tanto non è successa una mazza. Ma guarda che bellino, un verde chiaro, l'altro è più scuro in effetti. Sì, l'altro ce lo siamo tirati fuori dalla sfera poiché che non si sa mai, all'occorrenza, fosse stato necessario, avremmo avuto un po' di protezione che io del tapi, come al solito, non mi fido. Rimettiamo tutti al loro posto nelle sfere poiché e ce ne torniamo tutti a casa, alleluia, siamo via da un sacco di giorni. Dopo un viaggio lungo eterno siamo finalmente arrivati a casetta, abbiamo messo la sella e finalmente possiamo andarcene a zonzo anche per Ragnarok con il nostro magico e fantastico trio. Ok, vediamo di far subito fuori gli Argentavis perché mi ricordano troppo Joe ed è una grande sofferenza. Anche per loro penso sia una grande sofferenza in realtà. Guarda Carno! Ma guarda che ci ignora! Ma che maleducato! Ma guarda che maleducato! Non si fa così! Non si fa così! Un po' di educazione, per favore, grazie! Oh, ma ciao, altro Carno! Anche tu fai finta di niente, fai lo gnor... No, no, aspetta, ho sbagliato, volevo farlo dopo. Voglio fargli il danno da sanguinamento, Ah, eccolo! Col tasto destro, ok, perfetto, tasto destro facciamo danno da sanguinamento, col sinistro diamo la classica mozzicata. Vediamo anche contro il Paracer quanto ci mettiamo, dai siamo in 3, ci dovremmo mettere veramente poco. Mamma mia quanto sangue, esagerati, no vabbè, ma guarda, fa impressione, no, non posso guardare. Oddio, sembra di essere in un film di Tarantino, ma stai scherzando? Oddio, che scena brutta. Okay, non lo facciamo più ragazzi, non lo facciamo più. Io e Jack adesso riportiamo il fantastico trio a casa e vi lasciamo al momento curiosità sull'allosauro e noi ci salutiamo dopo, a più tardi!
L'allosauro, o Allosaurus che dir si voglia, è un genere estinto di grande dinosauro teropode. Si tratta di un grande predatore bipede che visse nel lontanissimo periodo del Giurassico superiore, all'incirca 155-145 milioni di anni fa. La storia della classificazione dell'Allosaurus è un po' controversa. Molte specie scoperte e inizialmente classificate come allosauri sono successivamente state inserite in un genere più corretto. Al momento, per ora, perché le cose possono sempre cambiare, esistono solo 5 specie ritenute valide come genere Allosaurus. Ve le elenco qui a schermo perché non vorrei storpiare questi nomi con una pronuncia oscena. Ad ogni modo, tra queste specie, la più famosa e anche la meglio conosciuta è quella di Allosaurus fragilis. Di questi esemplari, il più grande mai ritrovato misura più di 9 metri di lunghezza, per un peso di 2 tonnellate. Il nome Allosauro deriva dal greco e si può tradurre con lucertola diversa. Questo nome deriva dal fatto che, al momento della sua scoperta, nel lontanissimo 1877, i paleontologi si sono accorti che le vertebre di questa creatura erano diverse da qualsiasi altro dinosauro che avessero scoperto fino a quel momento. Alcune delle vertebre dell'Allosauro erano infatti concave su entrambi i lati. Questo tipo di caratteristica riduce di molto la forza delle ossa, ma allo stesso tempo le rende più leggere. Oltre a questa prima diversità che ha dato poi il nome appunto all'Allosaurus, ci sono tante altre caratteristiche che rendono questa creatura un attivo predatore d'assalto, diverso da tanti altri teropodi. L'Allosauro infatti possedeva dei lunghi arti anteriori, quindi delle lunghe braccia armate di grandi artigli ricurvi e appuntiti. A differenza di altri teropodi come il Carnotauro o il T-Rex, l'Allosauro aveva dunque il vantaggio di poter afferrare le proprie prede con gli artigli e trattenerle saldamente. Il morso di questo predatore però era relativamente debole rispetto ad altri grandi teropodi. Si stima infatti addirittura che la potenza del suo morso fosse inferiore a quella degli attuali alligatori, dei leoni o dei leopardi. Non era dunque un morso in grado di frantumare le ossa delle sue prede, come invece poteva fare il T-Rex. L'Allosauro aveva però altre caratteristiche molto vantaggiose che lo aiutavano nel cacciare le sue prede. Era infatti in grado di muovere la testa e il collo con molta velocità e grande controllo. Aveva la possibilità di aprire ampiamente le fauci e aveva i denti seghettati. Tra le varie ipotesi e congetture su come cacciasse l'Allosauro, quella un pochino più accreditata sembra essere questa. L'Allosauro si lanciava contro le sue prede a bocca totalmente spalancata e usava i muscoli del collo per lanciare in avanti la testa e affondare poi i denti nella sua preda. I denti, essendo seghettati, venivano utilizzati come una sega per lacerare la carne mentre la vittima era purtroppo ancora viva e probabilmente in fuga. Questo attacco aveva l'obiettivo di indebolire la vittima, facendola probabilmente morire dissanguata. Ma è proprio questa modalità di caccia che avrebbe permesso all'Allosauro di attaccare anche prede molto più grandi di lui. Abbiamo detto che l'Allosauro visse nel Giurassico americano. In realtà alcuni suoi resti sono stati trovati anche in Portogallo e in Tanzania. Si tratta però di piccoli resti, la maggior parte dei ritrovamenti dell'Allosauro sono in realtà stati fatti nel Nord America, nello specifico nella formazione Morrison. Fu dunque un contemporaneo, e condivise anche l'habitat, con altre creature che dovremmo conoscere bene, come il Brontosauro, il Diplodocus o lo Stegosaurus. Quest'ultimo in particolare, lo Stegosauro, sembra in realtà che fosse proprio una delle prede cacciate dall'Allosauro. I paleontologi hanno infatti ritrovato una vertebra della coda di un allosauro con una ferita che corrispondeva alla forma dello spuntone di una coda di uno stegosauro. Ma è anche stato trovato un osso del collo di uno stegosauro con i segni di morsi a forma di U che corrispondono proprio alla forma delle fauci dell'allosauro. Non credo però che sia il caso di immaginarci incredibili battaglie epiche tra queste creature. Sicuramente i loro erano scontri violenti e poco pacifici, ma è anche probabile che l'allosauro, così come tutti i carnivori, cercasse di limitare al massimo il rischio di essere ferito durante uno scontro. Ovviamente un carnivoro che è stato ferito e che quindi ha difficoltà a cacciare è molto probabilmente un carnivoro che non farà una bella fine. Quindi sì, gli allosauri probabilmente cacciavano grandi erbivori, come gli stegosauri si ipotizza che addirittura potesse cacciare il Diplodocus, ma allo stesso tempo si ipotizza che si trattasse sempre di prede prevalentemente giovani o comunque deboli.
Volete sapere se l'allosauro cacciava e viveva in branco? La risposta è molto probabilmente no. Ci sono infatti alcune prove che dimostrerebbero come gli allosauri non fossero particolarmente socievoli tra loro. Sono infatti stati trovati diversi scheletri cannibalizzati di allosauro con segni di denti di altri allosauri. Diciamo dunque che l'allosauro non era una creatura propriamente socievole. Infine, questo grande predatore teropode si estinse probabilmente durante il lungo periodo di cambiamenti climatici e ambientali che si sono verificati alla fine del Giurassico, quindi all'incirca 145 milioni di anni fa. E adesso vediamo un po' di curiosità così random sull'allosauro che non ho inserito nelle parti precedenti. L'allosauro è uno dei dinosauri di cui abbiamo più ritrovamenti fossili in assoluto. In particolare, i fossili di denti sono i più comuni, poiché i denti si rompevano molto rapidamente e quindi cadevano anche facilmente, ma erano subito rimpiazzati da denti nuovi, in modo che l'animale non rimanesse appunto sdentato. Una particolare caratteristica dell'allosauro sono le due piccole corna posizionate sopra e leggermente in avanti rispetto agli occhi. Questi cornini, chiamiamoli così, in realtà non sono altro che delle estensioni ossee dell'osso lacrimale. Questi cornini dunque cambiavano per forma e per dimensione da individuo a individuo e si ipotizza che potessero servire all'allosauro probabilmente per coprire gli occhi dal sole in modo che la vista dell'animale non venisse appunto offuscata. Una delle specie di allosauro che abbiamo nominato all'inizio e di cui vi lascio il nome a schermo è stata recentemente scoperta. O meglio, in realtà i suoi resti sono stati trovati più di 30 anni fa ed erano stati attribuiti alla specie di Allosaurus fragilis. Solo recentemente i paleontologi, insieme a una nuova serie di verifiche su questi resti, hanno scoperto che si trattava di una specie differente. Questa scoperta è stata resa pubblica a gennaio del 2020. Si tratta dunque effettivamente di una scoperta davvero molto molto recente. Ultima curiosità, nello stato americano dello Utah sono stati ritrovati così tanti fossili di allosauro che l'animale è stato dichiarato fossile di stato. Rieccoci qui! Io spero che il momento curiosità vi sia piaciuto, ovviamente se avete dei suggerimenti o qualche consiglio da darmi fatemelo sapere. Io e Jack nel frattempo ci siamo ricordati quella cosa che avevamo detto nell'intro, ma poi l'intro appunto in realtà non c'è mai stata, perché non l'avevo registrata e quella cosa è nella serra. Abbiamo deciso di sacrificare momentaneamente due piantine di narcoberry perché ci siamo piantati la pianta Y. La pianta Y non l'abbiamo mai testata e produce questa specie di piante trappola che praticamente dobbiamo lanciare per terra e poi quando ci passerà sopra una bestia questa verrà intrappolata tra le spire di questa pianta, tra le radici di questa pianta e noi ce la potremo addomesticare in tutta calma, ma la useremo nel prossimo episodio. La fortuna è stata che i fiori che ci producono i semi di pianta Y sono proprio qua dietro casa. Cioè io pensavo di dovermi fare chissà quale viaggione e invece guardate sono questi fiori, là c'è casa, qua ci sono i fiori, fatto, semplice, easy. Non tutti questi fiorellini ci danno in realtà il seme di pianta Y, infatti come vedete adesso non lo stiamo trovando ma con un po' di pazienza lo si trova, vi giuro che con un po' di pazienza lo si trova. Oh, e finalmente i semi di pianta Y, alleluia, cioè li stavo raccogliendo tutti sti fiori, eccolo qua. Questo è il nostro seme di pianta Y, sarà sufficiente adesso piantarlo nell'appezzamento di terra, quello più grande, e spunterà la meravigliosa pianta Y, che devo dire la verità mi piace proprio, cioè è proprio carina come pianta, anche solo decorativa, un po' ingombrante, ma carina. Va bene ragazzuoli, è ora di salutarci, io vi mando un enorme abbraccio, un grandissimo bacione, e noi ci rivediamo al prossimo episodio, ciao ciao!